È stata completata la fase di start-up della struttura per le maxi emergenze che la Regione Puglia ha affidato alla gestione del Policlinico di Bari in Fiera del Levante. Nella prima settimana sono stati attivati e occupati 70 posti letto, tutti ad alta intensità di cura. In uno spazio tecnologicamente avanzato, con percorsi Covid e non Covid ben delineati, spogliatoi attrezzati e spazi di lavoro sicuri, operano rianimatori, pneumologi, nefrologi, cardiologi, radiologi, con tutto il personale sanitario necessario ad assicurare la migliore assistenza per i pazienti Covid. Sono stati attivati 20 posti di rianimazione, 48 di terapia intensiva respiratoria, di cui 16 dedicati a pazienti con necessità di dialisi. Nella struttura è attivo un servizio di cardiologia d'urgenza, Covid e di radiodiagnostica con una TAC ultraveloce di ultima generazione a 128 strati in grado in pochi secondi di fare scansione completa del paziente. Ci sono oltre 250 pazienti Covid fino ad oggi complessivamente assistiti nei vari presidi dell'azienda ospedaliera universitaria. Con 53 in terapia intensiva si è superato il picco della prima ondata di contagi di un anno fa. Il Policlinico di Bari, con la presenza anche di posti letto dedicati alla ginecologia ostetricia Covid per l'accoglienza delle partorienti positive, con il presidio del Giovanni XXIII per i pazienti più piccoli, offre la più grande risposta in termini di assistenza ai pazienti Covid in tutta la Puglia. Per far fronte alla nuova ondata pandemica è stato rafforzato il personale. 30 infermieri questa mattina hanno firmato il contratto ed entreranno in servizio già da domani. Si sommano i 70 nuovi assunti che stanno già operando dall'8 marzo nei reparti Covid. In totale, entro fine mese, saranno oltre 200 gli infermieri complessivamente chiamati dal Policlinico per far fronte alla nuova ondata di contagi. Ci auguriamo che attraverso il coinvolgimento di professionisti delle altre aziende sanitarie pugliesi e la condivisione di conoscenze si potrà elevare ulteriormente il livello di assistenza per i pazienti nella nostra regione, dichiara il direttore del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.